Oggi parliamo di orologi e criptovalute. E in particolare di Encrypto, un orologio di lusso particolarmente legato al Bitcoin. Attualmente la Frank Mueller è una delle più riconosciute maison creatrici di gioielli e orologi, con oltre 10 siti produttivi tutti quanti in Svizzera, 1000 dipendenti e oltre 60.000 orologi prodotti ogni anno. Prima di approfondire il discorso però, come di consueto, vi invito a lasciare nei vostri commenti i vostri contributi, perché sono proprio quelli che arricchiscono i contenuti di questi video. La serie di orologi in questione incorporano un wallet specifico per questa criptovaluta, il Bitcoin appunto. Nel quadrante degli orologi in cripto, infatti, è incorporata una chiave pubblica sotto forma di QR code, mentre insieme all'orologio viene fornita, sotto forma di chiavetta USB, una chiave privata. L'insieme delle due, chiave pubblica e chiave privata, consente la gestione completa del portafoglio. Si parla di Deep Cold Storage Wallet, che la Frank Mueller descrive come a prova di hacker. Praticamente è un sistema offline, non collegato alla rete e che quindi intrinsecamente è più sicuro rispetto banalmente alla app del vostro cellulare. Diversi modelli offerti con un'ampia gamma di materiali premium e tagli del quadrante. Il prezzo oscilla tra i 10.000 e i 50.000 dollari. L'orologio è stato realizzato in collaborazione con una società di investimento che ha curato la parte tecnica del wallet. Ma altre due sono le cose interessanti. La prima è che l'orologio può essere pagato o in US dollar, oppure dollari americani, oppure in Bitcoin. Di conseguenza diventa anche un investimento se punto sulla valutazione o la svalutazione della criptovaluta stessa. La seconda è che mentre l'orologio può essere ordinato online, pagando appunto in queste due valute e poi vi viene spedito dove volete in qualsiasi parte del mondo, se invece volete acquistarlo in una boutique oppure volete ritirarlo dopo averlo ordinato online, è possibile farlo solo nella boutique del Dubai Mall. E questa cosa fa un po' strano, perché fino a un po' di tempo fa le criptovalute non erano così ben viste dal sistema bancario e legislativo locale degli Emirati Arabi. Quindi questo non solo è una chiara inversione di tendenza, ma addirittura vede Dubai in prima linea nel discorso delle valute digitali. Una nota importante che ci hanno detto al negozio quando siamo andati a chiedere informazioni è che al prezzo di vendita, che è quello dichiarato, vanno aggiunte le tasse locali. Quindi nel momento in cui io vado poi a ritirare l'orologio a Dubai, dovrò applicare il 5% di IVA se sono residente. Se non sono residente, lo pago in quel momento, ma quando poi sono in aeroporto, che rientro verso il mio paese, quindi esco dagli Emirati Arabi, posso chiedere il tax refund. A rigore però mi verrebbe da dire che se io sono residente in Italia e risparmio questo 5%, in realtà quando entro in Italia da residente italiano dovrei dichiararlo in dogana e pagarci poi il 22% di IVA, o comunque quella che è l'IVA attuale. La Frank Mueller ha ovviamente utilizzato il Bitcoin per fare un test su questa nuova linea di prodotti, ma già si parla di possibili altri orologi con wallet incorporati per le principali altre criptovalute, quindi Ethereum, Ripple e così via. Per maggiori informazioni sulla gestione delle criptovalute a Dubai, scrivete pure a questa mail. Ma salama!